Innanzitutto buonasera, cerco di riempire un attimo i tempi morti. Questa sera l'intervento nostro, io sono Diodati, sono responsabile tecnico, poi parto con la presentazione. Parto con una piccola survey. Quanti di voi conoscono il mondo del customer service? E lavorano, diciamo, nel mondo del customer service. Le riceviamo tutte. Lavorate dal punto di vista... Quanti di voi lavorano dal punto di vista del cliente? Intendo dire cliente finale. Quindi quanti di voi sono... Qual è il principale pain che secondo te i chatbot dovrebbero aiutare i clienti finali a risolvere? Bella domanda. Dammene uno, due, tre, quello che tanti. Io mi occupo di assicurazioni, per cui ho a che fare con il cliente, il campo assicurativo. È un bel... Nel tuo caso qual è il problema principale? Forse la gestione di informazioni, perché tante volte fanno alcune domande che per cui le risposte dovrebbero già saperle, perché sono prodotti che hanno acquistato, invece in realtà l'assicurazione è una cosa che la persona va a prendere e la mette lì. La testa. Ecco, infatti volevo arrivare qua. E secondo voi, che percentuale di queste domande aperte ai nostri clienti possono essere di fatto realmente oggi gestite da un chatbot? Date una percentuale, ditemi, faccio io, di sotto del 50%, Mani? Non posso, no? Sì, che... Il chatbot non può risolvere. Esatto. Cioè, diciamo, quante, secondo voi, da 0 al 50% i chatbot riescono a risolvere? Cioè, quindi, ho un chatbot che mi risolve almeno il 50% delle richieste. Al massimo il 50% delle richieste. Quindi al massimo il 50%. Quindi per voi oltre il 50% non è fattibile oggi. Basta dal 50%. Facciamo dal 50 al 75. Voi dal 50 al 75. Ok, dal 75% al 100. Ok, e gli astenuti? È molto diverso campo per campo. Ok, questa è la risposta corretta. Dipende dal campo per campo, dalla tecnologia ovviamente, ma dal campo per campo. Noi abbiamo, appunto, nella soluzione che oggi vi facciamo vedere, integra un motore semantico, quindi anticipo la domanda, che non sviluppiamo noi, ma abbiamo OEMizzato una soluzione, quindi abbiamo preso una soluzione già sul mercato, una soluzione italiana molto valida, che supporta 22 lingue e che ha una serie di statistiche, perché è sul mercato oramai da più di 10 anni. Sono le persone che facevano il riconoscimento del testo di Microsoft Office. Quando voi scrivete su Microsoft Office e c'è un correttore automatico, noi utilizziamo quella tecnologia. Abbiamo fatto una joint venture con loro e siamo felici di portare questa soluzione che adesso vi presento, che è il Combi. Grazie. Io sono Mirko Pugliafito, sono il responsabile tecnico e il partner di Eudata. Una breve descrizione su di me: in Eudata faccio il responsabile tecnico, che in Eudata coincide con la seguire la linea di prodotti. Prodotti che prettamente sono in ambito customer service. Innanzitutto sono un project manager professional certificato, lavoro in ambito agile, quindi Scrum e Kanban, sono un amante dei framework agile e per questo mi sono avvicinato recentemente alle startup. Per alcune di queste startup, poi a voce eventualmente condividiamo i dettagli, faccio il mentor tecnico e organizzativo. E infine con Italia Startup siamo iscritti come Eudata, io sono nel board per la internazionalizzazione. Qua con me c'è Matteo, che è il product manager del prodotto che vi presento oggi. Il prodotto che si chiama Combi, abbiamo presentato per la prima volta al TechCrunch di Londra di quest'anno, dove c'era un'interessante rappresentazione italiana per la prima volta, grazie a iStarter, che è un altro membro di Italia Startup. Per chi non conosce Italia Startup, vi invito a visitare il loro sito e capire se avete i parametri per poterci entrare. Grazie. Cosa fa Eudata? Eudata è una società che nasce nel 2006, ambito customer service, e lavoriamo da sempre sui canali digitali. Quindi fondamentalmente lavoriamo sul rapporto cliente-azienda con tutti i nuovi canali.
siamo partiti dalla live chat, abbiamo lavorato tantissimo sul canale video, quindi Flash, WebRTC, quindi ci sono due tecnologie. Siamo poi passati, siamo spinti sui canali di testo come Persistent Chat, l'Enterprise WhatsApp come lo chiamiamo, supportiamo il canale email, supportiamo il canale SMS per tutti i top enterprise, clienti italiani, tutti i top enterprise nell'ambito tipicamente banking e finance. E di insurance nell'ultimo periodo. Abbiamo affiancato la soluzione, quindi abbiamo completato la soluzione con un motore di intelligenza artificiale conversazionale che abbiamo chiamato Combi. Per realizzare cosa? Fondamentalmente il supporto a tutti questi canali che voi vedete qua sopra. Anticipo la domanda, WhatsApp è solo perché piace ai commerciali. Ok, andiamo avanti. L'approccio che noi seguiamo come l'approccio che noi seguiamo come Udata, allora da sempre, diciamo prima di questo progetto che oramai ha poco più di 6 mesi, era posizionarci su un mercato del tipo assisted, quindi ci sono gli operatori da una parte, ci sono i clienti dall'altra, semplicemente apro una chat e contatto l'operatore del mio contact center, del mio servizio bancario, assicurativo, retail o quello che volete voi. Supportiamo da sempre principalmente questi tre touch point che sono web, mobile e chiosco e dall'altra parte contact center, esperto e branch. Cosa abbiamo aggiunto? La parte di self. Vai pure avanti, questo quindi la parte di conversazionale che è il Combi si incastra perfettamente al centro del nostro attuale energia anche come dispendio e completa una soluzione, adesso non ve la presentazione tanto sarà pubblica, una serie di funzionalità che noi già abilitiamo come piattaforma. Siamo sul mercato a livello di prodotto da oramai 6 anni. Siamo partiti da Intesa San Paolo e poi praticamente abbiamo coperto direi quasi tutte le realtà sul top banking italiano. Quali sono le differenze della nostra piattaforma? Allora, è un evento per chatbot, quindi non vi racconto dall'inizio cosa è un chatbot, cosa si può fare, vi dico diciamo i problemi che abbiamo cercato di risolvere perché li abbiamo visti sui nostri clienti facendo un sondaggio un po' come quello che abbiamo fatto, che ho cercato di fare oggi velocemente da voi. Allora, fondamentalmente il primo approccio che abbiamo voluto tenere, ci siamo detti quali sono i potenziali utilizzatori, quindi chi sono i nostri potenziali clienti, l'end user che vuole un chatbot e che cosa deve farci. Quello che abbiamo visto è che fondamentalmente ci sono 3 mercati interessanti per i chatbot, almeno per noi. Il mercato del customer service, il mercato dell'e-commerce e il mercato del marketing, quindi la branding awareness o la presentazione alternativa delle informazioni sul sito con un canale diverso. Diciamo che il customer service, dopo ve lo faccio vedere, è similare all'e-commerce, il marketing è una cosa un po' diversa, no? In quel caso si parla di persone che tipicamente non hanno skill di programmazione, tipicamente sono persone che non hanno neanche un team di delivery su queste cose, non hanno degli sviluppatori, hanno dei professionisti che gli curano il sito o fanno altro. Quindi il primo mantra che ci siamo dati come obiettivo è il fatto che di eliminare completamente il coding dalla piattaforma. Il secondo, human touch. Statistica alla mano, come vi dicevo, statistica alla mano del partner che noi abbiamo è che un chatbot ben trainato non va come riconoscimento di intenti al di sopra dell'80%. Si può stressarlo per arrivare dopo tanto tempo, classica legge Pareto 80-20, a coprire un 90-95%. L'avete visto nella prima presentazione dove diceva a distanza di 2 mesi siamo riusciti ad arrivare al 92%, mi torna perfettamente come teoria. Il problema è che hai fatto per 2 mesi training di un bot che va bene se il tuo core business è quello, quindi io ho quel bot lì e sto investendo tutto perché quello rappresenta il mio business. Differentemente se devi avviare dei servizi di campagna outbound per prodotti nuovi che lanci, che hanno una velocità in ottica già in molto breve nel tempo, non puoi spendere 2 mesi per fare i training del tuo bot che deve rispondere al tuo servizio. Quindi c'è bisogno, diciamo, di avere un qualcosa più veloce, ma
che so che copra il 100% delle richieste, non l'80%, non il 75%. Che cosa abbiamo trovato? Che fondamentalmente non è prescindibile ad oggi il contatto umano, e dopo vi faremo vedere come lo interfacciamo. Ultima cosa, è vero che il chatbot è nuovo, è vero che il chatbot è bello, è vero che il chatbot è di moda, ma non dimentichiamoci che abbiamo sedimentato tutta una serie di canali preesistenti di cui non possiamo dimenticarci. Vedi l'email, vedi l'SMS, vedi la live chat, tutti investimenti che i nostri clienti hanno già fatto, in un modo o nell'altro. E allora abbiamo due possibilità, digli, ok, adesso il chatbot lo fai in un modo che ti dico io, innovativo, fighissimo, e spaccherà il mondo, e lui dice, bene, gli altri? E gli altri come facciamo? Li teniamo come li gestivamo prima? Noi che cosa facciamo? Fondamentalmente diciamo, un chatbot è un chatbot fondamentalmente è indipendente dal canale, no? La logica è quella. Poi la user experience la fa il touch point con cui mi integro. L'email avrà una sua user experience, l'SMS avrà una sua user experience, la live chat avrà una sua user experience. Abbiamo fatto un sistema che si adatta automaticamente alla user experience sul canale. Per far cosa? Primo livello sul, tendenzialmente, diciamo, adesso arriviamo sull'ambito customer service, sul conversazionale, quindi primo livello che va verso un riconoscimento e una gestione automatica. Secondo livello, quindi non capisco, fa qualche errore o non ho quell'argomento in pancia, vado sull'operatore umano. Credo che la presentazione sia finita, correggimi se sbaglio, siamo al momento delle demo. Allora, oggi vi farò vedere, da una parte, il nostro pannello di amministrazione, quindi vedremo proprio come si configura un nuovo chatbot, ok? Quindi vi farò vedere dalla configurazione del nuovo chatbot fino ad arrivare alla demo finale di tutti i principi che vi ho detto. Ci loghiamo, se volete un accesso, anche noi facciamo una private beta, quindi chiedetemi, scambiamoci i contatti e poi potete andare. Live Statistics non ve ne parlo. Ha più o meno il KPI che tutti vi immaginate, chiamate dialog ricevute, dialog gestite, tutti quelli con contact center classici. La lista dei flow, ecco, cosa non vi ho detto fondamentalmente una cosa. Noi gestiamo, e adesso vi farò vedere come, la creazione di flussi di conversazione. La semantica dai building blocks, gli intenti e l'entità, l'abbiamo visto sulla presentazione precedente in Conversate. Noi on top a quello ci mappiamo dei processi di business senza codare. Come? Senza codare, scrivere codice. Ah, colpa mia. No. Come? Non sono giovane. Cosa ci siamo inventati? Un bot che abbiamo chiamato TeacherBot. Potete applaudire se volete. Che cosa ci siamo detti? Qual è il modo più semplice per configurare un bot? Avere un bot che mi dà le opzioni possibili di configurazione di quel bot. Ovviamente, anticipo anche qua la domanda, non è l'unica possibilità. Una volta che sono un utente esperto, ho la possibilità di utilizzare la storyboard, che invece mi dà le stesse funzionalità in modalità invece interattiva. A questo punto il TeacherBot, Matteo gli ha già dato un nome, perché è molto più veloce di me, facciamo un bot in questo caso per ordinare la pizza. Una volta che ho dato un nome, che si è presentato qua, ho la possibilità di costruirlo, quindi di dire il primo messaggio che potrà essere e sarà il benvenuto. Come vedete, mano a mano che Matteo configura il bot, la storyboard si completa e quindi ho la possibilità di andare a creare il mio bot. Andiamo sul bot già configurato, se no qua ti faccio diventare vecchio. Fondamentalmente ho questa storyboard preimpostata, dove per esempio sul pizzabot ho dammi l'elenco delle pizze che vuoi, ovviamente si va a settare delle variabili, quindi è tutto dinamico in questo caso, a che indirizzo vanno consegnate, a che ora, scendi pure, a che nome, ricapitolando, confermi l'ordine, sì no, e sulla base del crossroad vado, fai vedere lo sì per esempio, vado verso la gestione del sì, la gestione del no ovviamente è un altro flusso. Questa cosa è sotto gestione di versioni per il discorso che si diceva prima lo testo, poi lo porto in produzione, quindi supportiamo il versioning, e poi semplicemente lo testo avviando una live chat. Live chat che a questo punto dimostra ovviamente per il discorso di entità, così mentre fa la demo ve lo dico, le entità che ereditiamo sono quelle classiche,
organization, location, cities, date, date time, numeri, tutte quelle classiche, e questa cosa si può estendere utilizzando delle liste di entità, o quindi degli enumerativi, piuttosto che la tipologia di oggetto che voi volete. Abbiamo una sintassi apposta per definire delle entità custom. Avete domande su quello che avete visto fino a qua? Vi piace? Ma se dovete stare tutto in una riga? Sì. Allora, se l'utente scrive tutto in una riga invece di rispondere a 10 domande, esatto. Diciamo che noi abbiamo identificato, e qua è un approccio del cliente: abbiamo identificato due tipologie di approcci alla creazione di chat dei bot. Chi vuole la buca di ricerca è proprio, diciamo, stato testato sui clienti. C'è chi vuole la buca di ricerca, e posso dire 4-5 clienti almeno che ci hanno chiesto un approccio a buca di ricerca, o chi vuole un approccio di questo tipo. Questo è più un approccio a e-commerce, ok? L'altro è più un approccio invece a accesso a FAQ alternativo. Beh, può essere anche, può essere congiunto, non è uno... Assolutamente sì, assolutamente sì. Quella cosa è assolutamente gestita. A quel punto avrò solo una domanda e una risposta che mi darà un intento, e la gestirò in quel modo. Di solito come facciamo con sottoalberi, quindi diciamo il primo livello già capisce qual è il macro intento, e sottoalbero dà l'operatività. Se è sotto l'albero, segue l'albero, non si può muovere liberamente l'utente. Assolutamente sì, dipende anche qua se vuoi dare botte e risposte e poi ritornare in testa, ok? Quindi è più operazionale in questo caso. Vi volevo far vedere adesso delle demo sull'interazione dai vari, come vi ho detto, è omnicanale. Quindi adesso vi farò vedere un'interazione di una ipotetica module bank in questo caso, quindi con un cliente che va su un sito di module bank e trova il classico pulsante live chat di supporto. Che non supporto. Adesso infatti sai cosa ha fatto? L'ha tolto, ha messo la buca di ricerca, ma è uguale, si è cambiata la luce. Si cambia anche per lo facciamo noi quello, è colpa nostra. Adesso sai chi riga la macchina. Dopo di blocco vedrò qualcosa che blocca anche sta roba. Allora, in questo caso è semplicemente partito un flusso di quelli che avete visto, configurato esattamente come avete visto, e in questo caso facciamo una demo come se fossimo un cliente. In questo caso Matteo sta chiedendo il suo balance attuale. In questo caso ci integriamo utilizzando un'integrazione con REST o SOAP. Non l'avete visto nei nodi configurabili, ma è possibile integrarsi con i backend aziendali. Si è integrato col backend aziendale di questa ipotetica module bank, ha ottenuto il suo balance e a questo punto può chiedere altre cose. In questo caso questo è un proof of concept fatto per una banca reale, quindi prendetelo pure per buono. A questo punto, invece, venendo alla tua domanda, sta facendo una frase un po' più complessa, dove mette una serie di entità, in questo caso è un trasferimento di denaro a me, grazie, anche se è scritto male il mio nome, quindi non mi arriverà mai, mandato a te. Adesso l'hai scritto giusto. Dove c'è un riconoscimento un pochino più complesso di... ovviamente qua la banca ha chiesto un'immissione di OTP, perché il processo ovviamente richiede questo, e a questo punto viene accettato e inviato il denaro. Adesso spero che mi arrivi l'SMS di notifica, se no ti vengo a adesso immaginiamo invece che il bot non capisca, quindi quello che facciamo è dire voglio qualcosa che non è proprio previsto dal flusso di, per esempio, noleggiare una macchina, cioè direi dove vuoi andare. In questo caso dice non ho capito, ma lui vuole veramente una macchina, chissà che cosa ci dovrà fare. E non ha capito ancora, però lui vuole veramente questa cosa, devi andare via. Il terzo errore è ovviamente configurabile, fa in modo che demo che non funzioni più niente e che quindi possiamo andare a casa. Fine della demo. Questa cosa doveva passare il contesto verso la barra telefonica, che è quella che simula, diciamo, l'operatore.
Puoi chiedere, secondo me, voglio parlare con un altro attore, Anidio non per ego, mi sembra che tu butta lì. Un'idea, sì, forse. A me non è che forse è chiuso il servizio. Siamo un po' d'orario, sì. Adesso vi farò vedere, no, anticipo il Q&A answer, intanto che lui, fa le configurazioni, quindi vi chiedo di farmi delle domande intanto che configuriamo il servizio, perché noi abbiamo aperture e chiusure di servizio e probabilmente siamo out of service in questo momento, quindi adesso lui va ad attivare il servizio banking service che ha capito. No, non è questo qua è il Dell Virtual, credo che faccia endover verso uno degli altri. Andiamo avanti sulle altre demo, poi ci torniamo. Ovviamente la user experience che vi facevo vedere è disponibile da, come vi ho fatto vedere adesso, da live chat, però disponibile anche da... Dici che è questo? Le 20. Ah, siamo oltre le 20, allora. Quindi, avete visto il nostro pannello di configurazione della parte, diciamo, operatore. Dicevo, il servizio è disponibile, noi supportiamo tutta una serie di canali, adesso vi farò vedere il canale email, che sono diciamo parte della nostra infrastruttura. Avete delle domande fino a qua? Io subito. Vai. Tutto questo l'avete creato in 6 mesi? No, allora, questa è un'altra domanda, no? Esatto. Mi inchino qua. No, allora, questa parte che tu vedi qua è sedimentata, sono i 6 anni di lavoro di cui ti dicevo. Ed è la parte che vi facevo prima vedere, la parte di assisted, quindi tutta la parte che gestisce i canali digitali dal cliente all'operatore. Quindi l'operatore di contact center a cui tu scrivi o non scrivi perché non ti piace, ha quello strumento dall'altra parte per gestire la tua chat. Sa dove sei, sa chi sei, se sei autenticato, se non sei autenticato, se sei cliente della banca, se non sei cliente della banca e via dicendo. E ha quel tipo di strumento che stavi guardando. Ci siamo? Vabbè dai, andiamo avanti su Messenger. Lo stesso servizio, dopo magari facciamo vedere il trasferimento all'operatore, ma lo stesso servizio sì, intanto quello perché sennò poveraccio sulla... lo stesso servizio è disponibile, quando vi dicevo che ci adattiamo alla user experience dell'interfaccia è perché ogni modello, quello che ci siamo accorti è che ogni canale ha la sua fruizione e la sua presentazione dei dati. Il modo con cui io scrivo su Facebook Messenger o su WhatsApp è diverso dal modo con cui scrivo su una live chat, che è diverso dal modo con cui scrivo su una mail. Vi posso anche fare degli esempi. Su WhatsApp noi scriviamo a Barst, come si dice. Ciao, come stai? Dove ti trovi? Sulla live chat, tendenzialmente, se ho qualcuno dall'altra parte, tendo a costruire completa la frase. Su una mail tendo a costruire più frasi, perché la risposta deve essere contestuale alla mia domanda. Abbiamo analizzato questa cosa, l'abbiamo convertita e per esempio su Facebook Messenger, in questo caso è un esempio telco, un altro caso reale, un proof of concept fatto per un nostro cliente. Fondamentalmente qua in questo caso ci chiedeva ovviamente di autenticarci col numero di telefono, questo è il mio numero se qualcuno vuole tenerlo per... Siamo in diretta su Facebook? Siamo in diretta su Facebook. Adesso non mi chiamate, non posso rispondere. Viene autenticato col numero di telefono, in questo caso una telco, e come vedete la multiple choice che prima veniva fatta sulla chat, per esempio, con una scelta da 1 a 5, in questo caso viene adattata e viene trasformata in una scelta valid.
per esempio scelgo il mio traffico e qua mi dice qual è il traffico disponibile. Ultimo esempio, la mail. Abbiamo preparato una mail già pronta per il terzo case, vi faccio vedere che è l'hospitality, altro case reale, appunto già presentato. In questo caso siamo più nell'ottica che diceva Alessandro. In questo caso nella mail io devo dare tutto quello che voglio fare. In questo caso I want to book a room for two people in room for next Monday to next Friday. Inviato questo, tra un po' riceveremo il feedback, perché la mail è un canale asincrono, come tale ha dei tempi di gestione diversi dal canale sincrono che è quello della WhatsApp. Con questa demo finito, mi spiace non avervi fatto vedere la console dell'operatore. Cosa succedeva? Che fondamentalmente dall'altra parte l'utente era autenticato, aveva tutto la transcript della conversazione con il bot e l'intento che non era stato riconosciuto, e quindi aveva la possibilità eventualmente di andare a ritagliare. Possiamo fare delle demo ad hoc sui vari case, ne abbiamo sedimentati un bel po', abbiamo un bel po' di clienti su cui stiamo facendo sperimentazioni e che andranno live a breve, sia in ambito B2B che in ambito B2C, quindi sia demo interne in ambito helpdesk, se vogliamo chiamarlo così, quindi colleghi tra colleghi, sia in ambito B2C, quindi clienti con rappresentazioni all'interno dell'azienda. Quindi voi fornite il servizio completo? Noi possiamo fornire il servizio completo o un API. Il Combi è un API, in effetti. L'API che cosa permette di fare al programmatore? L'API permette, allora, la parte di configurazione è uguale a quella che hai visto. Cioè tu configuri il tuo flusso. È la risposta. È la risposta. Quella è la presa in carico, adesso arriva la gente. Cosa permette di fare? La configurazione la fai dall'admin. Ok? A quel punto poi hai la tua API e tu semplicemente mandi un messaggio e quel messaggio esegue il flow che è configurato dall'admin. Quindi, semplicissimo. Quindi l'API quindi attiva un bot che hai creato direttamente? Sì. O puoi anche creare un API? Allora no, però, possiamo creare un API. Ecco, in questo caso la risposta è scelta la città di Roma, è stata una trascodifica, diciamo, della data che era dal next Monday to next Friday, credo che questo è il prossimo lunedì, il prossimo venerdì, per due giorni e poi dare una firma per la società. Questo è lo script che hai fatto tu, puoi anche direttamente fare. Questo è l'abbiamo fatto per un cliente internazionale in ambito luxury hotel e su cui stiamo appunto lavorando. Che oggi usa già la nostra chat per la gestione del booking online. Avete altre domande? Qualche analitica da vedere? Qualche analitica da vedere? Tante sul database, poche da vedere oggi. Stupisce. Ancora non abbiamo lavorato tanto su questo. Però ti faccio vedere quello che abbiamo. Allora, le statistiche, il numero di dialog attive. Ti dice niente. Ti dico quali sono però le KPI esistenti, perché è quello che ti interessa. No, fondamentalmente noi abbiamo il numero di dialog gestite historical per la mezz'ora, noi aggreghiamo tipicamente per mezz'ora, quindi ogni mezz'ora quante sono le richieste in ingresso. Ora, quella richiesta in ingresso può avere tanti esiti, può avere l'esito per gestita automaticamente, l'esito per timeout, l'esito per endover, per noi l'endover è il passaggio all'operatore umano, o l'esito per errore, un web service non mi risponde e finisce in errore. Quindi, dato 100 in ingresso, qual è la suddivisione di questi? E le tempistiche per ogni singola dialog. Stiamo ragionando col partner per lavorare su invece delle statistiche più semantiche, quindi sulla qualità delle risposte. E sulla qualità delle risposte. In realtà sulla qualità delle risposte non siamo arrivati alla fine, ma abbiamo la survey. Il modo più semplice che ci è venuto in mente, ma tipico, del contact center soprattutto, per sapere se il servizio è di qualità o meno è chiedere al cliente a chi ha utilizzato il servizio e facciamo questo. E quindi poi una delle KPI è la percentuale di qualità del servizio erogato. Più o meno quanti rispondono al survey? C'è tanta drop su quello, soprattutto per quello sì. Fine del servizio. Tanti operatori, abbiamo dei clienti che lo fanno prima del passaggio all'operatore. E così sei obbligato a farlo, perché chi lo fa dopo tendenzialmente pure perde. Okay. Diciamo che quella roba lì non è possibile darla, a meno di non fare un reward finale in ottica di scantistica o roba del genere, allora a questo punto sei spinto a farlo. Piano. Okay.
Però quello purtroppo non è controllato da noi, quindi è molto vecchio. Altro? In redirect all'operatore è possibile anche su altre piattaforme di customer service, se già adottate? Assolutamente sì. Noi l'API fornisce, restituisce un handover, devi andare a operatore. Restituisce, puoi vedere un target. Vabbè, restituisce un target che configuri diciamo dal pannello di amministrazione, poi quel target lì che cosa vuol dire per te non è predeterminato. A quel punto vuol dire ingaggia l'API di un sistema interterzo che è di contatto con l'operatore. Giusto dire che stiamo concludendo l'integrazione con Salesforce, quindi saremo probabilmente nel breve in AppExchange. Abbiamo chiuso l'integrazione con Skype for Business, quindi per fornire il combi su clienti enterprise. Abbiamo Skype, abbiamo Telegram, abbiamo Facebook Messenger, non abbiamo Slack ancora, non abbiamo WeChat ancora, ma li integreremo nel breve. La logica, come sapete, è più o meno similare con tutti, quindi ho fatto uno poi. Se non avete altro, io vi ringrazio. Sì, abbiamo fatto anche qua una... Noi siamo clienti Gartner, quindi abbiamo un attimo fatto uno scouting del qual è il benchmark di mercato e ci siamo tarati sul benchmark di mercato. Il benchmark di mercato è dai 5 ai 15 centesimi per dialogue. Scusa, cosa vuoi dire? La conversazione. Quella che ho gestito. Ogni singola conversazione. 5 ai 15 centesimi. Perché 5-15 è il volumi di scout. Io ho una domanda, come gestite le particolarità di ogni canale? Cioè, come siete multicanale, però, non so, su Facebook puoi mandare il carosello, puoi sapere la panza per l'utente, mentre su Skype no. Come gestite questa cosa? Allora, diciamo che per il momento siamo partiti con rendere omogeneo la user experience. Rendere possibile l'utilizzo di tutte le particolarità dei vari sistemi, ok? Quindi arriviamo al minimo comune multiplo di tutte le piattaforme come funzionalità. Il carosello lo puoi fare se estendi la piattaforma, quindi su servizi professionali oggi, ok? Le funzionalità base come invio testuale, documenti, quindi immagini e tutto il resto è comune praticamente a tutte le piattaforme, quindi è out of the box. Il resto è on top a progetto. Cioè, diciamo, custom. Da noi o dal partner, dipende da... Grazie. Figurati. Ci sono altre domande? Un altro applauso.